Senti Sergio, a me fa sempre molto piacere vederti e tutte le volte che ti vedo ti chiamo il nostro papà, perché io come occitano, una delle cose importanti che ricordo dalla mia inizio di coscienza occitana è il fatto che mi è capitato nelle mani, anzi negli occitani ce lo passavamo perché noi avevamo una copia sola. Dei tuoi libri, Le Nazioni Proibite, che mi ha fatto conoscere un'Europa completamente diversa da quella che io avevo imparato a scuola, e Le Lingue Tagliate, che mi ha fatto sentire meno solo come minoranza linguistica in Italia, perché ho visto che tanti altri erano minoranze. Ecco, tu da toscano, come sei arrivato ad avere interesse per metterti scrivere su questi argomenti. Cose a un certo momento chissà perché ti entrano dentro, no? Cos'è? Gli americani parlano di addiction, cioè di dipendenza, no? Cioè la dipendenza da sostanze per i drogati, i fumatori, eccetera. E una dipendenza non da sostanze, ma diciamola da idee, no? Quando io sono un addicted di alcune belle idee, come il riconoscimento dei diritti, della dignità, dell'identità e dell'appartenenza di tutti i popoli esistenti in questo paese che è l'Italia, ma addirittura nel mondo, no? Qui lo ritengo un fatto anche morale, politico, eccetera, ma soprattutto per me è un divertimento, no? Cioè, mi piaceva, sai quante volte sono stato in Occitania d'estate, cercare di sentire qualcuno che parlava occitano e non riusciva a scorgerlo, poi tutto a un tratto ho conosciuto delle persone e sono penetrata all'interno di questa lingua ancora viva, anche se mal ridotta, eccetera, eccetera. Però di una cosa ti pregherei, che mi ha offeso profondamente, che tu hai detto, che io sarei il tuo papà. Papà è una parola che io odio, Lo una so. parola da padani, io amo la parola babbo. Io sono contento di essere il tuo babbo, anche se sono molto più giovane di te, dico, no? Però, a parte questo, chiamami babbo, non mi chiamare papà. Ricordi Pasquale Paoli, un babbo della nazione corsa? Ecco, i padri della patria, i papà della patria, poi li ammazzerei tutti, poi no. A parte questo scherzoso, ma non tanto, l'imbrotto, io continuo a essere a tua disposizione, dimmi pure. Tu hai naturalmente hai dovuto cercare molto e hai trovato informazioni sempre sul campo, andando a trovare ogni minoranza, perché in quel momento esisteva per una letteratura che ti Qui, permetteva a di quei conoscere tempi, a quei tempi. rispetto a ora è un casino, perché non c'era internet, non c'era Wikipedia, che sia pur se per errori ti danno delle indicazioni e ti fanno risparmiare tempo. Allora bisogna andare in biblioteca, leggere, 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 bisogna carpire l'esistenza di persone che se ne intendevano, trovare il modo di arrivarci, scrivere, intervistarle, farsi dare altri nomi, costituire un reticolo di informazioni che era la parte più noiosa ma forse anche più importante del lavoro che facevamo. Poi lungi da me l'idea di essere stato esaustivo, di aver sempre detto la verità, ho preso cantonate, ho detto e scritto bischerate, eccetera. Però riconosco che una certa parvenza di verità rimane anche a rileggere i libri dopo tanto tempo. Sì, io ho l'impressione, ne parlavo con alcuni rappresentanti albanesi, forse per loro, che si trovano qui a No, Ciarrisole, forse per loro è stato meno, forse meno importante, meno una novità, perché loro avevano una coscienza. Vedi, noi occitani, i franco-provenzali, obiettivamente, tardi al risveglio siete stati storicamente, cavoli, non sapevamo neanche noi di essere occitani, quindi vedere un toscano, un fiorentino che ti dice guarda che tu, è come se dicesse guarda che tu in realtà parlando quella lingua sei, quindi per loro probabilmente è stato meno dirompente, traumatico chiamiamolo così, si meno direbbe. traumatico. Però io ho avuto anche la fortuna a Firenze, che la professoressa Franca Garavini, che poi è stata la moglie di Roberto Fomo, Roberto Fomo. che ha vissuto e morto a Firenze, tra l'altro recentemente, e lei era importante perché
conosceva abbastanza bene l'occitano, la letteratura occitanica, sia Giovatori che purtroppo i felibristi soprattutto, no? Perché io o Aliberco, le cose lì per lì si conoscevano meno, si era molto mistralien, no? Certo. Però hanno voluto dire tanto, da lei ricorrevo frequentemente, i primi indirizzi importanti nell'Occitania grande, come dite voi, mi sono venuti da lei, poi il titolo del suo meraviglioso libro con tanti dittonghi occitani che io amo, l'Empei Dous Ureu. Penso alla meraviglia di Lim, come i diminutivi e vezzeggiativi dell'occitano, sì, mi fanno sì, impazzire. Sì. Sono bellissime, c'è il diminutivo, il vezzeggiativo del diminutivo, il diminutivo del vezzeggiativo del diminutivo, cosa magnifica. Senti, tu hai detto le tue informazioni, quelle che avevi, ma tu dentro di te senti che, almeno per alcune minoranze, ci sia una possibilità di sapere? Io ritengo che le possibilità ci sono per tutti. Io sono drastico, non lo direi alla radio italiana perché me la taglierebbero, ma a voi ve lo posso dire. Io il passaggio dall'interesse linguistico all'interesse politico è avvenuto in me da una ventina d'anni. Io credo nell'indipendenza dell'Occitania, nella riunione delle terre occitane in tasca all'Italia, alla Francia e alla Spagna. È chiaro, per il franco provenzale probabilmente è difficile, ma perché non tentarlo? Per gli albanesi è impossibile, le isole di sé, le isole sono una cosa forte, le penisole, e i luoghi, perché la Sardegna deve essere indipendente? Io lo sarà la Scozia fra pochissimo. Il mio amico Salmond, che ha vinto le elezioni britanniche in Scozia, fa il referendum sull'indipendenza fra 6 mesi. Siccome io sono iscritto alla Scottish National Party, io so che si vince. Perché non deve succedere? Perché ci vuole più tempo, l'informazione deve essere più vasta, deve essere più partecipata. Ma se uno ci crede e opera, e voi siete bravissimi voi occitani italiani, a parte quegli errori criminali di chiamare papà i babbi, e l'uso del mi al posto degli eu, che voi avete troppo spesso, ma a parte queste due cose siete stati meravigliosi. Te, Ines, Dio, queste persone avete lanciato dal nulla un movimento, siete stati efficienti, laboriosi, vista dalle mie terre, si direbbe, siete un esempio luminoso, voi, io sono anche babbo, ma voi siete porca miseria la famiglia, quelli che agiscono, io mi stanno anche su coglione le famiglie, io sono un poligamo come tendenza, dico, però siete stati veramente bravi, ora avete seminato la ciambro, ho fatto anche la zambra, ragazzi, cominciate a essere pericolosi per lo Stato. Si può celebrare insieme i 150 anni dell'Italia e le minoranze linguistiche? A me sembra un'assurdità, perché la prima nemica delle minoranze linguistiche è l'unità d'Italia. Guarda il libro di Vegezzi Ruscalla, lo stesso anno 1861, ti parla della necessità di costringere a parlare italiano le valli piemontesi che hanno per lingua ufficiale stabilita dalla legge francese. Quindi dico, si comincia, perché cosa non è stato fatto dallo Stato italiano contro le minoranze, contro gli sloveni? Quanti sloveni hanno ammazzato, porca miseria, via, non scherziamo. Si vedi, hanno fatto di tutti i colori, anche a livello di criminalità pure. Certo, certo, no, hai ragione, vedi, noi come occitani però, vedi, abbiamo tendenza a questo punto a essere contenti di appartenere allo Stato italiano, perché tu sai che gli occitani in Francia è una situazione drammatica, la Francia è lo Stato più coloniale che esista, noi in fondo quando andavamo a scuola una grande repressione non l'abbiamo avuta, nell'intervallo parlavi tranquillamente occitano e il maestro non ti puniva, in Francia è tremendo, quindi quando ci troviamo... È migliorata anche in Francia. È migliorata, ma certe ferite si portano dietro per generazioni. E poi credo si perda più l'uso dell'occitano in Francia che da voi. Sicuramente, da noi si è mangiato di più. Le città sotto i 10.000 abitanti non c'è più uno. Sai cosa si recupera? Si recupera un pochettino nelle fasce intellettuali, perché riconoscono l'importanza di questa cosa. È come in Irlanda, quelli che cominciano a parlare irlandese, quelli che non lo parlavano da generazione per libera scelta. Più quindi in fondo è un pochettino per questo che io dico, tutto sommato non mi lamento tanto di una
di un'Italia che già, anche in un modo completamente nullo, ma già nel 47 riconosceva in un articolo della Costituzione, un articolo di numero basso, quindi fondamentale, riconosceva, insomma, riconosceva il fatto che la Repubblica tutta era una cosa enorme. Poi abbiamo dovuto aspettare ancora molto, però capisci che in Francia ancora adesso faticano ad avere una legge, una semplice legge, quando in Francia le minoranze sono di una consistenza enorme, 12 milioni di occitani, i baschi del Bretoni, i catalani del Roussillon, gli assassini, fiamminghi, baschi, veramente ce n'hanno tanti, gli stessi franco-provenzali ce n'hanno abbastanza. Certo. Ma io spero nella palingenesi, io sarei onestamente per l'estinzione di tutti gli stati, no? Con questo non voglio tediarti ulteriormente. No. Ti ringrazio e mi bevo sta. Grazie. Grazie mille, grazie a questa splendida.